Quali sono le malattie genetiche più frequenti? Ci sono diverse malattie genetiche frequenti, in particolare noi ci usiamo delle malattie rare, Rare. quindi diciamo meno frequenti, possono andare da quelle più frequenti che sono problemi di salute, come ad esempio problemi con il cuore, possono essere sia fattori genetici e meno, fino a malattie molto più rare, che si riscontrano in pochissimi bambini, come certi sindromi, sindrome di Cohen o altri. Certamente. Quindi c'è una buona ragione perché questo studio è vicino al bollo, vero? Meno male. E queste malattie, insomma, le malattie però, a parte che genetiche, possono essere anche dai genitori, possono anche essere trasmesse da nonni, bisnonni, trisnonni. Sì, esattamente. La genetica Però non. con i genitori che stanno benissimo e non hanno niente da trasmettere, i figli possono Sì, averle. confermo. Come ha detto lei, certe malattie, possono non essere espresse ai genitori direttamente, ma un domani essere ritrovate nei figli, perché i genitori fanno da portatori, in questo caso portatori sani. Quindi nel loro genoma hanno un piccolo difetto, quando si trova questo difetto nel padre e un altro difetto la madre, messi insieme nel figlio possono dare dei problemi. Come si svolge la sua giornata quando... Beh, arrivo qui alle 9 e impostiamo il lavoro, decidiamo cosa ci bisogna fare nell'arco della giornata. E cerchiamo di incastrare tutte le cose da fare in base ai tempi che richiedono, le pause che ci sono, per analizzare le diverse analisi nelle diverse macchine, quindi cerchiamo di fare il tutto nel miglior tempo possibile.